Buonasera a tutti, oggi vi voglio parlare di questa macchina fotografica, la Fujika X1, prodotta per la prima volta nel 1979, poi è stata modificata migliorandola nel 1983. Questa è quella del 1983. In realtà non vi voglio parlare solo della macchina in quanto tale, ma di come in realtà si poteva fare meglio, con poco praticamente, e invece si è fatto una fotocamera, ma questo non vale solo per la Fujika, vale praticamente per tutta la produzione giapponese o quasi tutta di fascia media, per così dire. Si poteva fare meglio e non si è fatto meglio e non è veramente chiaro il perché. Forse un'idea ce l'ho, ma ve la dirò dopo. Benissimo, questa macchina è del 1983, quindi è il modello successivo rispetto a quello del 1979. Qua abbiamo un almanacco fotografare del 1983 che fa un test abbastanza, scusate, un fotografare del 1983 che fa un test abbastanza approfondito di questa fotocamera. La prova in tutti i modi possibili. Non ha potuto provare la precisione dei tempi di scatto perché questa funziona solo in automatismo, quindi non si potevano impostare i tempi fissi di scatto. Bene, la macchina è un'automatica a priorità di diaframmi. Voi impostate il diaframma, la macchina imposta automaticamente il tempo, non ha nessun tipo di controllo manuale. Si poteva mettere il controllo manuale, però effettivamente una macchina del genere ci sta, che può funzionare semplicemente a priorità di diaframmi senza andare a vedere pure, senza metterci il controllo manuale. Questa cosa ci sta, non mi sento di criticarla. Tempi di scatto che vanno da un mezzo di secondo a un millesimo di secondo. Qua già comincia un po' di perplessità. E perché un mezzo di secondo e non un secondo in una macchina che poi è elettronica? Quindi credo che ci volesse poco a mettere un circuito che le facesse aprire l'otturatore per un secondo piuttosto che solamente un mezzo di secondo. Si poteva fare meglio, no? Ma no, non l'hanno voluta fare. È strano perché macchine equivalenti tipo Olympus M10 ci arrivavano al secondo, pure di più in realtà. Però il secondo c'era. Qua invece la Fuji no. Noi ci mettiamo un mezzo di secondo perché boh, forse non volevano perdere tempo. Non lo so. Allora ricominciamo a vedere alcune cose. Ricominciamo a vedere il mirino. Qua c'è una rappresentazione in bianco e nero del mirino. Questo è il mirino della Fuji AX1, 93% del campo inquadrato, quindi buono. Schermo smerigliato, microprismi, telemetro, a immagine spezzata. Bene, e qui si vede quello che fa la macchina. Beh, che fa? Quando voi chiudete il diaframma a un certo valore, si accende un LED rosso in corrispondenza del tempo di scatto che la macchina imposta. Quindi sapete, pure se ci potete fare poco, la macchina che tempo di scatto sta impostando. Però pure qua si poteva fare meglio, cioè come si poteva fare meglio? Prima cosa, perché mettere questi tempi di scatto nel campo inquadrato? Indubbiamente sono fastidiosi, no? Che ti vedi questi numerini fissi. Sarebbe stato meglio metterli al di fuori del campo inquadrato. Ma passi, c'è ancora qualcosa di peggio di questo sistema. Come si fanno a vedere questi numerini? Evidentemente in controluce. E se la luce è poca? E se la luce è poca non li vedi più. È molto semplice. Non li vedi più, però vedi questi LED rossi che si accendono e si spengono. Ah, quindi tu vedi dei LED rossi che si accendono e si spengono, ma non sai a che tempi di scatto corrispondono. Si poteva fare meglio, ma non l'hanno fatto. Vabbè, hanno deciso di fare così. Probabilmente per risparmiare, perché questa è una macchina che era economica, ma che comunque costava 300.000 lire, che nel 1983 non è che era proprio poco, fra virgolette. Vabbè, andiamo a vedere le altre situazioni relativamente a questa Fujika AX1. La macchina non consente interventi manuali, però c'è il correttore di esposizione. Quindi col correttore di esposizione si può intervenire per esempio per i controluci, anche se c'è un altro sistema che vedremo dopo. Il correttore di esposizione praticamente corrisponde al cambio della sensibilità della pellicola. Qua vedete? Scusate, qua, questo qua.
Già è scomodo perché per farlo funzionare bisogna premere questo pulsantino, ma in realtà questo non è altro che il selettore della sensibilità della pellicola, ma non solo. Nel mirino non vi appare nessuna indicazione che avete usato il correttore di esposizione. Scomodissimo questo sistema. E non si poteva fare meglio. Cioè mettere qualcosa, una ghiera dedicata per la correzione dell'esposizione. Voi direte, vabbè, ma la mente della Fuji non ci hanno pensato. Ci avranno manco pensato, però questa, che è decisamente migliore di quella che avete visto, anche se è antecedente, c'ha proprio il correttore di esposizione. Vedete? Questo è il correttore di esposizione e all'interno la regolazione della sensibilità della pellicola. Poi le due macchine si somigliano anche in una maniera mutevole, direi. Cioè, la Fuji ha fatto peggio di quello che faceva prima, sostanzialmente. Vabbè, lasciamo stare pure questa cosa qua. Veniamo all'alimentazione. Monta una pila da 6 volt, oppure 4LR44 con l'apposito adattatore. A parte che la macchina che ho fatto vedere prima ne montava 3 e non 4, viene da chiedersi, ma perché questa pila che poi è anche costosa, ma soprattutto perché tutto questo assorbimento di energia elettrica per una fotocamera che funziona a priorità di diaframma. Pensate all'Olympus M4T, che è una macchina fotografica di prestazioni superlative, c'ha solo due LR44. Questi no, una pila di 6 volt qua dentro. E quanta energia consuma questa macchina? Non è che i circuiti dentro erano già un po' vecchiotti, perciò consumavano tutta questa energia elettrica. Si poteva fare meglio, a parte che esteticamente è pure brutto questo sportello qua avanti. Qua vedete, non c'è, e le pile si mettono qua dietro. 3, non 4. 3LR44, sto dicendo. Si poteva fare meglio, ma non hanno fatto meglio. Ma la cosa praticamente è strana. E veniamo adesso al centro di comando di questa fotocamera. Come vi ho detto, la macchina è totalmente automatica a priorità di diaframmi, si può intervenire col correttore di esposizione. Senza pile la macchina muore praticamente, non ha nessun tempo meccanico che le permetta di funzionare senza quella pilona da 6 volt che magari si scarica anche abbastanza facilmente, visto l'assorbimento di energia che può avere la macchina fotografica. Questo 60x è il tempo di sincronizzazione per il flash, cioè quando mettete un flash non dedicato dovete spostare questo selettore su 60, ma la macchina praticamente non ha alcun tipo di scatto meccanico che perlomeno vi trae d'impaccio nel momento in cui per un motivo o per un altro si scaricano le pile. Questa muore praticamente. Dice vabbè, ma in fondo è normale. E già sarà pure normale, ma questa qua che è sempre Fujika. C'ha i tempi di scatto meccanici, adesso non ci sono le pile qua dentro. E la macchina non è che c'ha solo un sessantesimo, c'ha un sessantesimo, un duecentocinquantesimo e un millesimo di secondo. Ciò vuol dire che questa, pure se le pile si scaricano, ovviamente perdete le indicazioni dell'esposimetro, le avreste perse comunque anche con le pile, impostando i tempi di scatti meccanici, comunque la potete usare. Questa no, nemmeno su un solo tempo di scatto che è quello della sincronizzazione del flash. Si poteva fare meglio. E perché non l'hanno fatto? Vabbè, magari mettere un tempo di scatto meccanico avrà avuto dei costi, così hanno risparmiato. I giapponesi sono molto risparmiatori. Secondo me, dal punto di vista macroeconomico, la propensione al risparmio deve essere quella più grande del mondo. Vabbè. Comunque, la novità di questa seconda serie della Fujika iX1 è di avere esposizione automatica a priorità dei diaframmi, ma di avere anche la possibilità, premendo questo scomodo pulsantino, di passare anche al blocco dell'esposizione. La vecchia no, praticamente. Allora ci hanno rivisto l'esposimetro e detto, vabbè, mettiamoci questo, in modo che uno può anche bloccare l'esposizione, che su una macchina automatica, quale che sia, è fondamentale, visto che non puoi intervenire in manuale.
Quindi questa è una cosa molto buona. Ciao. Ma perché non mettere il sistema classico che c'è sempre stato e che già c'era allora? Nel senso che l'esposizione cambia girando la macchina fotografica, poi quando vedi una necessità di bloccare l'esposizione, premi il pulsante di scatto a metà corsa e l'esposizione si blocca. Perché fare due comandi? Cioè io sto così, premo questo, giro, poi o devo bloccare l'esposizione magari per una cosa anche abbastanza rapida, premo questo, rigiro e ho la possibilità di bloccare l'esposizione. Altri per esempio mettono un pulsantino qua dietro che blocca l'esposizione. Ma perché non mettere il pulsante di scatto che premendo a metà corsa blocca l'esposizione? Ma si poteva fare meglio. E invece non l'hanno fatto, evidentemente. Come vedete, questa macchina ha una serie di scomodità che veramente non si capisce perché. Tanto più che confrontandola con questa, che può essere considerata, che ne so, la progenitrice di questa qua, questa risulta essere migliore da tutti i punti di vista. Vabbè, poi figurate, questa qua è attacca a vite. E oltre ad avere la possibilità di leggere a tutta apertura con gli obiettivi dedicati, non leggendo a tutta apertura potete montarci una serie sterminata di obiettivi con attaccavite, perfino gli Zenith ci potete mettere qua sopra. Comunque hanno fatto quest'altra scelta decisamente strana. Una cosa positiva ce l'ha, il pulsante per la profondità di campo. Beh, questo ce l'hanno lasciato. Ma meraviglio che ce l'hanno lasciato. Come mai ce l'hanno lasciato? Vabbè, questa è una cosa che hanno fatto. Bene, per quanto riguarda le prove di fotografare, esce fuori che comunque la macchina fotografica si comporta molto bene, sia per quanto riguarda la risposta alle variazioni di luce, ma sia soprattutto per quanto riguarda le vibrazioni durante lo scatto, che sono bassissime. Anche la prova in controluce non si comporta male. La macchina quindi ha un'ottima elettronica per lo smorzamento delle vibrazioni. I tempi di scatto ne hanno potuti provare perché non ci sono tempi fissi su cui fare le prove e quindi niente, quello non l'hanno potuto fare, quindi non sappiamo, ma essendo un otturatore elettronico dovrebbe essere preciso sui tempi fissi, ma questo in realtà non imposta veramente tempi fissi, sembra più che ci siano variazioni continue fra i vari tempi. Insomma, la fotocamera praticamente insomma, con questa si possono fare delle buone fotografie, indubbiamente. Ma avete visto come in tante situazioni si poteva indubbiamente fare meglio. Allora vi viene da chiedersi perché non l'hanno fatto. Cioè, non stiamo parlando di metterci chissà che cosa di sofisticato. Perché ci metti due pilette da 1,5 volte e me la fai funzionare senza mettere questo sportello che sta qua avanti? Perché questa cosa del correttore di esposizione che in realtà mi cambia la sensibilità della pellicola? Perché questo sistema così scomodo per il blocco dell'esposizione quando già all'epoca bastava per tante macchine premere a metà corsa il pulsante di scatto e bloccare l'esposizione, invece premi il pulsantino, gira la cosa, eccetera, eccetera? Perché puoi fare una macchina che in fondo è peggiore di questa, che è decisamente meglio? In realtà io vedo che tutta la serie AX, quella Bayonetta Fuji, non era migliore della precedente con innesto a vite. Quelle innesto a vite erano migliori come costruzione, come meccanica, come robustezza. Invece con la serie AX praticamente sono andati nel risparmio perché i giapponesi sono un popolo di risparmiatori, evidentemente. L'autoscatto che sta qui, vabbè. Io ho un'idea, ce l'ho, circa il fatto che questa fotocamera, ma non solamente questa, in realtà potevano essere fatte con poca spesa, potevano essere fatte meglio e invece non l'hanno fatto. Credo che era problema di progetto. Cioè, quelli che progettavano queste fotocamere erano anche fotografi. Cioè, voglio dire, era gente che scendeva con la macchina fotografica, appassionati di fotografie, andavano a fare le fotografie per la strada, a casa, queste cose qua. O erano solamente tecnici? Perché vedete, per molte macchine fotografiche giapponesi, non ne parliamo poi delle super elettroniche,
Ho avuto sempre la netta sensazione che chi progettava queste fotocamere non era fotografo. Anzi, loro andavano a fare le interviste ai fotografi, spesso dovevano fare il modello professionale, ma a te che ti serve, che non ti serve, come se non si sapesse quali sono le esigenze di chi fotografa. Cioè, la mia impressione è che non erano fotografi, erano tecnici, punto e basta, che dovevano guardare al risparmio, perché i giapponesi sono un popolo di risparmiatori. E poi non proprio coglievano completamente che certe cose erano migliori di altre per chi fotografa e dovevano ovviamente tenere un occhio di riguardo alle vendite, cioè dovevano vedere che la macchina doveva essere venduta, questo era il loro primo problema da risolvere. E infatti poi col tempo i giapponesi ci hanno inondato di fotocamere assurde, completamente inutili, super elettroniche, che servivano solamente a dire io ho quella cosa migliore di te e quindi i miei tifosi saranno contenti e la compreranno a differenza dei tuoi che magari vedranno che la loro fotocamera c'ha qualche cosa in meno. Insomma, questa guerra che è fatta assolutamente per vendere e non per altri motivi. Bene, penso di avervi detto tutto su questa fotocamera. È consigliabile? Assolutamente no. Sinceramente io non la comprerei mai. Ce l'ho comprata per comprarla, per tenerla, ma non la comprerei mai perché la pila da 6 volt, il mirino è fatto in quel modo, la scomodità che è solamente elettronica non ti dà possibilità di interventi, il fatto che senza pila si blocca completamente, non ti dà nemmeno un piccolissimo e ridotto tempo di scatto per tratti di impaccio da certe situazioni, sinceramente non la comprerei. Questa sì, invece, questa sicuramente sì. Pure questa è una Fujika, ma questa l'hanno fatta meglio. Questa invece potevano farla decisamente meglio. Bene, vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto.